ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non potimo perdere, e fa pure merda, perché noi siamo bravissimi. Inizia una nuova avventura, oggi arrivano i giocatori che formeranno la rosa del Barletta 2011-2012. Sì, intanto iniziamo con tanto caldo e poi diciamo che siamo all'inizio, quindi siamo ancora pochi, però cominceremo questa stagione intanto con questi ragazzi, consapevoli che comunque l'organico verrà ancora aumentato e le prerogative per far bene ci sono tutti, perché già l'inizio mi sembra abbastanza promettente. Diciamo che adesso noi questi 3-4 giorni che siamo qui prima della partenza ufficiale del ritiro ci dedicheremo molto ai test e alle visite mediche, fermo restando che qualche allenamentino per essere pronti al ritiro per il lavoro vero lo faremo. Gli obiettivi sono di fare un campionato senza nasconderci, un campionato importante, adesso l'importanza lo deciderà il campo, però vogliamo sicuramente fare un campionato tra i primi posti. Inizia una nuova avventura, il primo giorno qui a Barletta, il mister lo conoscevi innanzitutto? Sì, lo conoscevo perché lui abita a Frosinone, quindi ogni tanto scambiavamo qualche battuta e poi per averlo affrontato da avversario. Un allenatore navigato, esperto, quindi sa il fatto suo, poi dovremmo essere noi a metterci a disposizione del mister. Il mister ha parlato di un campionato con degli obiettivi importanti tra le prime posizioni, cosa ne pensi? Sì, anche la società sta allestendo un'ottima squadra, è normale che in un campionato ci sono diversi obiettivi, c'è l'obiettivo della salvezza, poi dei playoff e diciamo di promozione diretta, quindi noi lavoriamo per un obiettivo alla volta, è normale che in cuor nostro il sogno diciamo è fare un campionato di vertice. Vengo con tanti stimoli e con tanta voglia, ho detto ai colleghi, sono emozionato come un bambino perché è sempre... Una cosa positiva è quando ti trovi dentro questa emozione, vuol dire che ci sono ancora. E poi penso che Barletta abbia molta fame di calcio, piazza calda, e quindi penso che sia importante per un calciatore.